Cari amici di automoto.it, benvenuti all'appuntamento con Assetto Corsa e la Formula 1. Il GP di Monte Carlo non ha regalato molte emozioni. Tuttavia, sono certo che il circuito Gilles Villeneuve sia in grado di tenerci svegli e lucidi per tutta la durata della gara. Sediamoci quindi all'interno della nostra monoposto e andiamo a scoprire come affrontare le 13 curve che caratterizzano il circuito canadese, settima tappa del Mondiale F1. Rettilineo principale con DRS attivo fino a raggiungere circa 310 km/h. Si stacca forte per curva 1, saltiamo sul cordolo e doppio apex alla Virage Senna. In uscita si cerca il cordolo esterno per scaricare prima tutti i cavalli della monoposto. Via fino alla chicane che più intimidisce, qui bisogna usare tutti i cordoli e uscire vicinissimi al muretto per essere veloci. Settima marcia e poi seconda per curva 6 e 7. Come vedete è difficilissimo trovare la trazione in uscita, basta un piccolo errore e si è a muro. Lungo rettilineo interrotto dalla penultima chicane del circuito. Anche qui si toccano i cordoli e si sfrutta tutta la larghezza della pista avvicinandosi pericolosamente alle barriere. Gas pieno fino alla Épingle, l'anfiteatro del circuito dove si scala in seconda marcia e si gira molto rotondi. Qui è fondamentale non perdere tempo controllando i sovrasterzi di potenza che possono costare preziosi chilometri orari nel rettilineo successivo. Entriamo nella zona DRS dove sicuramente vedremo dei sorpassi. Stacchiamo forte prima dell'ultima chicane dove si tagliano i cordoli pregando di non terminare la propria gara sul famosissimo Wall of Champions. Rettilineo finale con DRS attivo ed il nostro giro è concluso. Appuntamento alle 20 di sabato sera per seguire in diretta le qualifiche. Da automoto.it Federico Sciarra è tutto, questo weekend ci trovate a Parco Valentino dove ci sarà anche un simulatore. Passate a trovarci, altrimenti ci vediamo alla prossima.